Oggi abbiamo da poco avuto i dati, abbiamo 331 pazienti ricoverati in ospedale che non sono in terapia intensiva e invece 62 sono in terapia intensiva. Una settimana fa il dato era superiore, quindi un numero di casi positivi totali nel generale totale decisamente minore. Questo però non significa che il pericolo sia scampato, e anzi è il momento di concentrarci ancora di più nel rispetto delle norme del distanziamento sociale. In Abruzzo il trend si mantiene costante da diversi giorni e questo quindi è un buon segno. Il numero dei positivi continuerà ad aumentare, questo lo sappiamo, fino a quando non verranno analizzati centinaia di tamponi al giorno. È ovvio però, azzarderei anche a dirlo, è auspicabile, però significa che stiamo continuando a individuare i positivi, molti dei quali sono asintomatici, e attuare tutti quei protocolli di sicurezza sanitaria. Purtroppo con il Covid dovremmo convivere ancora per molto tempo. Una volta superata la fase dell'emergenza, i contagi non spariranno, così come per magia. Quindi sarà fondamentale poter disporre di queste strutture dedicate, specializzate, che prendano in carico in maniera adeguata ed esclusiva, aggiungerei, i pazienti positivi. Attualmente, infatti, per far fronte a questa pandemia, abbiamo limitato i ricoveri dei pazienti, li abbiamo dovuto per forza limitare con altre patologie, ma è ovvio che si tratta di una situazione temporanea e che dobbiamo al più presto ripristinare con tutti i servizi assistenziali invece.